Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera, ragazzi, ve lo devo dire, è davvero elettrizzante. Nel frattempo la gara è iniziata. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Allontana la minaccia. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Cuadrado. Un calciatore che gioca a una velocità pazzesca. Ecco il tiro! E riesce a spazzarla via. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Bel tocco in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Scodella in avanti. Sulla destra. Doven si mette in proprio, supera l'avversario. È ben posizionato e spazia via la palla. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Palla di nuovo verso il centro. Sceglie di andare per vie verticali. Cross. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Lemar! Lemar! Grande l'intervento del portiere. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Ottima discesa sulla destra. Una bella giocata nello spazio. Martinez! Palla che va a finire in calcio d'angolo. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Tenta di allontanare il pallone. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Martinez prova a superare la difesa con un filtrante. Pereira. La palla viene rigiocata verso l'interno. A sinistra con il passaggio. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Vediamo se può capitalizzare. Prova a verticalizzare. Lemar. Pallone nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Passaggio sulla destra. Fa tutto da solo e fa bene. Gran dribbling. C'è il cross di Toven. Sancho. È una buona occasione per trovare spazio. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Cuadrado. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità.
giallo dunque per il fallo commesso pochi istanti fa. Decisione abbastanza inevitabile dato l'intervento. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ed ecco che viene servito sulla fascia. E passa! Cross verso il centro dell'area. Il portiere allontana il pericolo. Tiro davvero da dimenticare. Si è avventato bene sulla palla, ma non è riuscito a concludere come avrebbe dovuto. La gioca a sinistra. Pulisic prova a salire sulla fascia sinistra. Lemar. Si trovano a loro agio nello stretto. Buonasera. Tovin! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. Pensa, è un grande riflesso qui. Non si passa, ottima parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Ci mette una pezza. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Sissoko. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Sparacchia via. Ci prova di testa. E il portiere fa il suo dovere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Martinez si libera con classe. Cross in arrivo. Pereira fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Riconquistano subito la palla. Pereira. Lemar. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Prova a darla profondo. A concludere. E c'è il gol. Un gol spettacolare, un tiro a giro che ha beffato il portiere. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. After 38 minutes is number 9. Uno a zero dunque. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene e dovranno riprovarci. Sancho. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Lemar. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La mette sulla sinistra. Pulisic. Pulisic si lancia sulla fascia sinistra. Arancia in orbita.
tenta il tiro. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. E il loro secondo corner del match. Avversari bloccati a uno. Interviversa e allontana la palla. Ci prova. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco. Una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora in bilico. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, è tutto ancora da decidere. Si ripartirà dall'1-0 di questi primi 45 minuti. Substitution on the field, number 11, Cuadrado. Coming on to replace him is... Si parte per la seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Si torna in campo con qualche volto nuovo. Se non altro un cambio nella sosta dà più tempo all'allenatore di impartire alla squadra le nuove disposizioni. Perdono tempo a recuperare il pallone. Ander Herrera. La difesa riesce a interrompere l'azione. È costretto a ricominciare. Lungo passaggio in avanti. Palla di nuovo verso il centro. Cerca cross. Vede la porta da qui, occhio che tira. Conclusione potente, ma che non impensierisce il portiere. È stato rapidissimo, ha tirato forte, a botta sicura, ma non è riuscito a trovare la porta. Ci prova con un pallone profondo. Pulisic. Ha preferito andare sul sicuro. Pallone interessante, in verticale. C'è spazio, occhio! Qui cercherà il tiro! E il pallone finisce in rete! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. È già la sua seconda esultanza personale. Ma non è detto che sia l'ultima. Number 9. Zero dunque. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che 2 gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Vede lo scatto e cerca la profondità. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a superare la difesa con un filtrante. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Riceve un pallone interessante. La riprendono immediatamente. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Va al cross. Incornata! E hanno sfiorato il gol. Aveva margine per fare meglio, Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Se ne va. Si butta per incornare. E arriva il gol! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa.
Un grande colpo di testa in tuffo. Un gol che dimostra tutta la sua voglia di segnare e anche la sua caparbietà, istinto puro. Si riparte, si coordina per il tiro. Che parata che ha fatto! Uno scatto notevole che ha tagliato in due la difesa. Opta per il tocco corto. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Una bella giocata nello spazio. Sancho. Pulisic. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Tamés. La gioca sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ottimo dai e vai. C'è il cross di Thauvin. È attento e allontana senza problemi. Passa il pallone, però male. Qui può partire il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Ecco un'occasione di contropiede. Hanno ottenuto un fallo laterale. Substitution on the field, number 9, coming on the field, number 4, Lemar, Umtiti, number 14, Milik. C'è il tiro. Substitution. E aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Non è la prima volta che ci provano da quella distanza, ma finora hanno avuto scarso successo. Forse dovrebbero riconsiderare le loro priorità tattiche. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Lemar la dà indietro per evitare grane. Pulisic. Pallone interessante, in verticale. È libero di creare pericolo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. E siamo al loro terzo corner. 2 per i rivali di oggi.
perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Pulisic! Ottimo intervento di Andrada. La sfera entra in porta. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Oggi non gli danno tregua. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Riceve in ottima posizione. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Decide di giocarla in profondità. Palla di nuovo verso il centro. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Gran prova di forza, palla recuperata. Prova a darla profonda, nello cerca. Un grande intervento del portiere. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Sono tre per gli avversari. Allarga il gioco a destra. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Dyer. Passaggio intercettato. Pulisic. Pulisic. Supera il diretto avversario. Che pallone gli ha dato. Occhio. La toglie dalla porta. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Non si fa sorprendere da quella palla. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Cerca il pallone lungo, non una grande idea. Lemar. Prova Tofan. Pereira. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ci prova con un pallone profondo. Palla intercettata. Ha preferito andare sul sicuro. Hanno ottenuto un fallo laterale. E poteva far meglio, rimessa con le mani imprecise e pallone perso. Pulisic prova a darla proprio. Pronto al tiro! E sì, trova la rete! Proprio allo scadere hanno trovato un gol pesantissimo. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. L'allenatore... Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara.